Alla minaccia dei cyberattacchi. C'era una volta un piccolo paese chiamato Cyberlandia, che era famoso per la sua avanzata tecnologia e per essere un punto di riferimento nella sicurezza informatica. Tuttavia, anche Cyberlandia non era immune ai pericoli dei cyberattacchi, che stavano diventando sempre più sofisticati e pericolosi. Per proteggere il paese da queste minacce, il governo di Cyberlandia decise di introdurre la NIS2, un innovativo quadro di vigilanza che garantiva un elevato livello di cibersicurezza. Questo quadro prevedeva un regime di controllo completo per i soggetti essenziali, come le infrastrutture critiche e i servizi pubblici, e un approccio più leggero e reattivo per i soggetti importanti, come le aziende private. Le misure reattive consistevano nel creare una task force di esperti informatici, chiamata Cyber Force, che sarebbe stata incaricata di rispondere prontamente agli attacchi informatici. Questa squadra era composta da giovani talenti provenienti da tutto il paese, che erano stati addestrati per affrontare le minacce digitali più complesse. Ma non era sufficiente solo reagire agli attacchi. Era necessario anche adottare misure proattive per prevenire i cyberattacchi. Per fare ciò, il governo di Cyberlandia istituì un programma di formazione sulla sicurezza informatica per le aziende private e le istituzioni pubbliche. Questo programma comprendeva corsi di sensibilizzazione, workshop e consulenze personalizzate, per garantire che tutti i soggetti importanti fossero adeguatamente preparati. Un elemento accattivante di questa storia era il sistema di monitoraggio avanzato che venne sviluppato per garantire la cibersicurezza. Questo sistema utilizzava intelligenza artificiale e algoritmi sofisticati per rilevare e prevenire gli attacchi informatici in tempo reale. Inoltre, il sistema era in grado di adattarsi e imparare dai nuovi tipi di attacchi, rendendolo sempre più efficace nel tempo. Grazie a queste misure reattive e proattive, Cyberlandia divenne un esempio internazionale di cibersicurezza. Le aziende straniere iniziarono a investire nel paese, attratte dalla sua reputazione di sicurezza informatica. Gli esperti informatici di Cyberlandia furono richiesti in tutto il mondo per condividere le loro conoscenze e le loro esperienze. Ma la vera sfida per Cyberlandia era rimanere sempre un passo avanti ai cybercriminali. I loro attacchi diventavano sempre più sofisticati e imprevedibili. Tuttavia, grazie alla NIS2 e all'impegno costante del governo e della Cyber Force, Cyberlandia riuscì a mantenere la sua posizione di leader nella cibersicurezza. E così, la storia di Cyberlandia dimostra che la cibersicurezza è una sfida in continua evoluzione, che richiede una costante vigilanza e adattabilità. Ma con le giuste misure reattive e proattive, è possibile prepararsi efficacemente alle minacce dei cyberattacchi e proteggere i propri dati e le proprie infrastrutture critiche.